Bene, allora benvenuti naturalmente a questa presentazione di The Turn of the Screw, che è il giro di vite di Benjamin Britten, opera che non è mai stata rappresentata alla Scala, ma solo alla piccola scala in un'unica produzione, sebbene si tratti di uno dei capolavori assoluti della musica del secondo Novecento. È veramente un capolavoro e voi sapete che si è cominciato tutto il ciclo delle opere di Britten, voi le avete tutti quanti viste, sono capolavori assoluti. Sapete che perché non è mai stato dato il giro di vite alla Scala? Perché si tratta di una tematica abbastanza scabrosa. Almeno scabrosa per i tempi passati, adesso diciamo se ne parla molto più semplicemente, molto più normalmente. E per parlare di questo argomento abbiamo chiamato uno studioso, il professor Marco Emanuele, il quale è musicologo, ha scritto 4-5 libri, è un bravissimo saggista, di cui uno su Rossini. Tra l'altro è lui anche musicista, compositore, conosce molto bene la tematica musicale, è un esperto di voci, del resto come lo era Benjamin Britten, che era un conoscitore della voce assolutamente straordinario. Marco Emanuele ha dedicato a Benjamin Britten questo libro che conta oltre 500 pagine, che si intitola Maschi all'opera, soggetti eccentrici nel teatro di Benjamin Britten, in cui ovviamente viene spiegata quella che è una delle tematiche portanti del teatro di Britten, cioè la problematica della tendenza omoerotica, e che è come dire, un tema che in passato non veniva mai affrontato, che non se ne voleva parlare, e che nelle opere di Britten passa sempre, come dire, in maniera a volte un pochino nascosta. Di queste cose vi parlerà comunque lui e siccome è la prima volta che viene a parlare per gli amici della Scala e per la Scala, vi prego di ringraziarlo. Grazie per questo. Grazie al pubblico, grazie agli amici della Scala, Franco Pulcini, per avermi invitato qua, li devo ringraziare, anche per avermi suggerito il titolo di questo incontro, che è I fantasmi del plagio. Non l'ho fatto, non l'ho inventato io, me l'avete suggerito voi. Proprio I fantasmi, perché questa è un'opera di fantasmi, come sapete, quindi fra un po' inizierà ad andar via la luce, a succedere delle cose strane, questo non mi preoccupa. Del plagio, cioè questa parola plagio, va proprio al centro, sono stato contento che me l'abbiano suggerita, perché va al centro della tematica di quest'opera. Plagio è una parola un po' démodée, se vogliamo. Plagio, oggi si parla di plagio letterario molto, un tema, no? Anche su internet, plagio così. Ma plagio nel senso di ridurre una persona, no? In stato di totale soggezione, se ne parla un po' meno. Ma voi forse sapete che in Italia c'era una norma del codice penale che puniva il reato di plagio. Ed è stata abrogata nell'81, non tanto tempo fa, c'è qualcuno che vuole rimetterla. C'era andato di mezzo solo guarda caso, un professore di filosofia, era il famoso caso di Aldo Braibanti negli anni 60. Sono scesi in campo a difenderlo poi Pasolini, La Morante, Molavia, no? Questi qua, perché insomma è difficile capire che cos'è plagio, no? In certe cose, per esempio nell'educazione, no? Nel rapporto educativo. Un bravo professore molto spesso un po' ti plagia, no? Perché il rapporto educativo c'entra con Eros, con l'Eros. Questo l'ha detto Georg Steiner in un bel libro che si chiama La lezione dei maestri, no? In cui la questione fondamentale è cosa autorizza una persona a porsi come modello per un'altra persona, per un ragazzo o per un adulto, no? Ecco, plagio, ma voi sapete che la protagonista di quest'opera, come
cosa fa di mestiere, no? La protagonista è un'insegnante. In quest'opera c'è un'istitutrice, un'insegnante privata, un'istitutrice che si identifica così tanto nel suo ruolo che non sappiamo neanche come si chiama. Lei è proprio l'istitutrice, no? E avete già capito che io ho la pronuncia, no, piemontese, sono di Torino, quindi Torino si direbbe Alena Pruffia, cioè è una profia. Non so se si usa qui questo termine profia, no? È proprio un po' un'italianizzazione di un termine piemontese, perché prof, oggi non si usa più, oggi i ragazzi dicono il prof, la prof, senza diversità di genere, no? E senza prese in giro, con rispetto dicono scusi prof, no? Una volta si diceva la profia, la al femminile, la profia di matematica, di inglese, perché la profia è proprio una categoria antropologica, direi, cioè tu la riconosci per come si veste, per come parla, e lo dico con tanto, diciamo, affetto e simpatia, perché io mi riconosco totalmente in questa categoria, perché faccio quello, fra un po' mi interrogerò, infatti, cioè, e provengo da una famiglia di profie. Quindi. Ma la cosa strana è che Britten fa cantare una profia. Cioè, se pensate ai soprani, alle prime donne, ai ruoli di prime donne nelle opere, no? Cosa fanno? Fanno le regine d'Inghilterra, fanno le maghe, le sacerdotesse, fanno le mantenute anche, fanno le sartine, se vogliamo, le geishe, le sigaraie, ma cioè, una professoressa è proprio l'antitesi della prima donna, direi, no? E Britten la fa cantare molto bene. Ma non solo, è anche recidivo, cioè in altre sue opere ci sono delle... Cioè direi, nelle opere di Britten o non ci sono le donne, o se ci sono, sono insegnanti. Adesso è un po' esagerato, non è così. Però nel Peter Grimes, nel Grimes c'è una maestrina, la protagonista è una maestra, no? Che vuole salvare il protagonista, quindi vuole fare un po' la concerossina. Nell'Albert Erling c'è un'altra maestra del villaggio che fa lezione in scena, no? Quindi lui aveva un po' questa fissa. Adesso, a parte gli scherzi, cosa vuol dire questo? Due cose importanti, due conseguenze importanti. Allora, noi vediamo tutto in quest'opera e ascoltiamo tutto con gli occhi e con le orecchie di lei. Cioè, questo anche nel racconto di Henry James, che è la fonte del libretto, poi vedremo. Ma è come se noi pubblico, una volta che inizia l'opera, diventassimo un po' delle profie, no? Uno. Due, è che il tema... Uno dei temi, ma per me un tema molto importante dell'opera, è l'educazione. Ed è l'educazione perché a questa istitutrice vengono affidati due bambini, un bambino e una bambina, Miles e Flora. La bambina se la fila un po' meno tutti, non è importante il ragazzino Miles, è importante il rapporto che si instaura tra Miles e questa sua educatrice, poi un altro modello di educatore. Questo è un tema importante, il tema dell'educazione alla corretta mascolinità, proprio un tema che Britten riprende in tante sue opere. Ecco. E già che ci siamo, per toglierci un dente, insomma, Britten perché è interessato a questo argomento? Perché c'è qualcosa di personale in questo, di autobiografico. Cioè lui provava delle passioni molto forti, aveva dei rapporti molto intensi con preadolescenti. Studiati oggi, non rapporti sessuali, ecco, non parliamo di quello sicuramente no, ma rapporti molto fecondi dal punto di vista umano e artistico, che hanno dato poi dei frutti proprio nella sua arte, no? E lui era consapevole che scegliendo un soggetto come questo la gente avrebbe detto ma qui c'è qualcosa di personale, no? E in effetti qualcosa di personale c'era, se guardiamo la seconda immagine, no? Il ragazzino, il primo interprete del personaggio di Miles, che è qua dietro, era David Hemmings, a cui Britten era molto legato in quel periodo, che diventò poi un famoso attore di Antonioni, di Dario Argento, di altre cose, insomma. Quindi c'è un rapporto personale anche con un altro interprete dell'opera, cioè con quello che farà il fantasma, con il primo interprete del fantasma. Cioè, diciamolo subito, Britten, e possiamo scalare all'altra immagine, no? Britten ha avuto una relazione di vita e di arte lunghissima, di quasi 40 anni, cioè fino a quando è morto, con il tenore Peter Pierce, che qui vedete, no? Peter Pierce è un tenore molto colto, raffinato, un letterato, e... È importante dire questo, è stato il primo interprete di quasi tutte le sue opere, di tutti i personaggi principali delle sue opere. Ma possiamo andare avanti e vedere un'altra immagine e anche quella dopo.
In quella dopo lo vedete come Aschenbach di Morte a Venezia, cioè dell'ultima opera di Britten, l'ultimo capolavoro di Britten, no? E pensiamo a cosa vuol dire vivere insieme al tuo interprete di elezione, no? Cioè tu hai lì vicino la voce di lui che si trasforma, un corpo che si trasforma, e il suo repertorio entra nella tua musica un po', no? Quindi questo era per dire qualche dato sull'opera, su proprio cose spicciole, cioè è stata commissionata dal Teatro La Fenice di Venezia, quindi per l'Italia, no? per la Biennale di Venezia nel 1953, poi slitta al 1954 per una serie di cose, perché Britten è molto impegnato in quegli anni lì, e poi anche una malattia al braccio, mi sembra una roba che non può scrivere, quindi poi la scrive abbastanza in fretta, con una fretta un po' ottocentesca, cioè scrive una scena, la manda subito alla copista. Lui aveva una copista personale che era la figlia del compositore Holst. Insomma, una cosa un po' che a me stupisce, perché in 4-5 mesi questo capolavoro è venuto fuori. No? 54, Britten vuol dire che ha 40 anni, ha già scritto le sue opere molto importanti, Peter Grimes, per esempio, Billy Budd, o ha appena scritto un'opera per l'incoronazione di Elisabetta II, Gloriana, quindi un musicista ufficiale inglese, non è molto affermato. Ma lui diceva, io sono un anacronismo, perché io compongo ancora opere, ho fiducia in questo genere, negli anni che, se pensate, gli anni 50 sono proprio quegli anni delle avanguardie e di quelli che dicevano l'opera è morta, no? Nel 54 Pierre Boulez ha scritto Le Marteaux sans maître, quindi uno dei pilastri della musica proprio più sperimentale, no? Due anni prima, non so, John Cage aveva fatto quel pezzo, aveva fatto suonare, per modo di dire, quel pezzo per pianoforte che si chiama 4 minuti e 33 secondi, dove arriva il pianista, incrocia le braccia e per 4 minuti il nulla, no? Il silenzio. Quindi siamo a questi livelli di sperimentazione. E Britten fa invece opere molto tradizionali, se vogliamo, anche con delle arie dentro, no? Quindi la critica come la prende? Qui sarebbe bello, non ho tanto tempo, ma se riuscite... C'è un libro molto recente che si chiama 9 studi su Britten, pubblicato dalla LIM. L'ultimo studio è sulle recensioni apparse in Italia dalle opere di Britten. Perché le opere di Britten hanno un successo di pubblico, no? Girano per i teatri, anche all'epoca, sono tradotte in italiano a volte, no? Quindi un po' sfasate, un po' sfalsate. Forse Peter Grimes lo pigliavano un po' per un'opera verista, però giravano. La critica storceva il naso. Hanno scritto delle cose, diciamo, anche abbastanza... come dire, becere sulle opere, perché c'era questa ambiguità di fondo che dava fastidio. Sono gli anni in cui Pasolini è inchiodato dalla cultura italiana, non sono quegli anni lì. Quindi, ma con piacere dico che tre menti molto lucide, Massimo Mila, Fedele D'Amico e Eugenio Montale, hanno scritto delle critiche in cui hanno capito subito il valore di quest'opera. Che è un po' difficile, cioè quando senti una musica nuova, tu il giorno dopo subito capire cosa hai di fronte, ce ne vuole, no? Anche se è un capolavoro. È molto bella la critica di Montale, si legge in quel libro che si chiama Prime alla Scala, anche se non è una prima della Scala, questo della Fenice, no? Però è Montale, perché Montale è un conoscitore, è un traduttore della letteratura inglese, quindi fa un'analisi del libretto molto minuziosa, anche fa le pulci al libretto, ma riconosce in quest'opera la sua peculiarità, cioè quella di essere una forma nuova di opera, un'opera da camera, una chamber opera questa è. Allora dico due cose su cosa sentirete, cos'è la dimensione sonora di un'opera da camera, cosa vuol dire? Ecco, non vi sembri un termine riduttivo, cioè non è che la Scala rappresenta un'opera da camera per tagliare un po' i fondi, è un'opera normale, è un'opera proprio vera e propria, lunga come le opere, come la Traviata, con un numero congruo di personaggi, un numero di cambi di scena notevole, perché scene molto brevi che si susseguono a ritmo cinematografico, proprio con delle dissolvenze, ma sono i volumi sonori a essere particolari, c'è una riduzione del volume sonoro, perché c'è un'orchestra da camera e non c'è il coro. Orchestra da camera, quindi vuol dire che c'è un solo strumento per ogni tipologia, per ogni famiglia di strumenti, quindi un violino primo, un secondo, una viola, un violoncello, un flauto, 13 strumentisti in totale, no? Questo vuol dire che sono tutti solisti, quindi è una musica difficilissima, sono tutti in primo piano.
Quindi se all'inizio Britten ha scritto spesso opere da camera, era un po' una sua seconda natura, è diventata una sua seconda natura e ci ha affezionato. All'inizio c'erano dei motivi economici, d'accordo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale scrive delle opere di formato ridotto per farle girare di più, no? Ma in questo caso non c'entra, perché la Fenice di Venezia gli avrebbe permesso tutto. Quindi lui sceglie delle opere da camera per degli altri motivi. Uno, secondo me, per avere sotto controllo gli esecutori. Lui ha un gruppo di interpreti scelti, di strumentisti, di solisti molto bravi, che si porta dietro e si porterà dietro a Venezia. Se vogliamo, forse dietro c'è quest'altra immagine, che sono lì, ecco, che fanno un picnic, Britten e il suo gruppo di accompagnatori, di interpreti. Ma ci sono anche altre motivazioni, secondo me, più profonde, no? Artistiche. E lui una volta scrisse in una lettera a un suo amico che era consapevole di inventare un genere di opera nuovo, che sta all'opera tradizionale, dice, come il quartetto sta all'orchestra. Cioè come il quartetto sta, non dice come l'orchestra da camera sta all'orchestra grossa, no? Parla del quartetto, tira in ballo il quartetto, cioè questo mi fa venire in mente una civiltà musicale, no? La tradizione viennese. Un modo di scrivere, un particolare modo di scrivere, diciamo, il quartetto vuol dire che scrivi tenendo i fari puntati sui dettagli, no? Puoi scrivere in filigrana, puoi rendere molto duttile il linguaggio, questa orchestra è veramente molto duttile, c'è un effetto di trasparenza sonora che gli interessa, di snellimento, no? Di prosciugamento, ecco. E anche per un motivo psicologico, direi. Questa trasparenza è motivo. Allora, molto spesso spiccano dei timbri puri, no? Degli strumenti solisti. Ci sono ampie parti di cui c'è uno strumento, due soli. E voi sapete che nell'opera tradizionale dell'Ottocento, quando ascoltiamo uno strumento solista che viene fuori, che cos'è? È il pensiero del personaggio, no? Ci hanno insegnato che quello è il momento è il timbro psichico, questo. Cioè Violetta scrive la sua lettera, no, nel secondo atto di addio ad Alfredo, dice Dorsi scrive a lui, silenzio, lei tace, e clarinetto, no, che fa una melodia bellissima, per quello è il pensiero di lei, cioè entriamo dentro il suo pensiero. Qui è tutta una partitura di timbri psichici, cioè l'orchestra da camera diventa strumento di indagine psicologica, è un mezzo di risonanza calato nella psiche dei personaggi. No, sentire dei lunghi pezzi con degli strumenti solisti ti permette la radiografia, direi, dell'interiorità dei personaggi. E poi c'è forse un'altra motivazione, cioè rifarsi alla civiltà del quartetto vuol dire quel modo di comporre che è lo stile classico, basato un po' sul risparmio. Cioè con il minimo del materiale sonoro io devo... faccio lavorare e sviluppo, no? Arrivo a avere tutta la composizione. C'è un po' il tema del lavoro, ecco, un po' una cosa borghese, se vogliamo, in un'opera che va contro i dettami dell'identità borghese maschile, no? Ma perché tutta la struttura di quest'opera si fonda su un unico tema, un tema che noi sentiremo all'interno, un tema musicale, poi lo ascoltiamo, poi ve ne parlo, no? Ma tutte le 15 scene, nell'opera ci sono 8 e 8 scene 16, ma la prima si lega direttamente al tema, le altre 15 velocissime scene derivano il loro materiale musicale da variazioni di questo unico tema iniziale. Quindi c'è un atteggiamento un po' quartettistico, un po' viennese di stile classico, no? di risparmiare ed esumere tutto da un tema, direi. Ma la storia, no? Cosa ci racconta quest'opera? È tratta dal racconto di James? Diciamo qualcosa su questo, anche come inizia. Ecco, è interessante come inizia. Cioè noi non entriamo subito in medias res, non inizia subito la vicenda. C'è bisogno di entrarci un po' per gradi, c'è bisogno di delle soglie, degli ingressi. Questo sia nel racconto che nell'opera. Cioè nel racconto c'è un gruppo di nobilotti che si riuniscono davanti al fuoco in un vecchio castello per raccontarsi storie di fantasmi e vince, diciamo, chi racconta quella più terribile, no?
E a un certo punto c'è uno che non è il narratore, è un altro, si chiama Douglas, e dice: io so una storia ancora più terrificante di questa qua, perché ha due bambini come protagonisti, non uno, quindi vinco io, perché due bambini è un giro di vite dell'orrore, da cui un po' il titolo, no? Sì. Ma non l'ho inventata io, adesso ve la leggo, perché me l'hanno lasciato su un manoscritto. Vado a prendere questo manoscritto, se lo fa mandare, un manoscritto che mi ha lasciato una mia vecchia amica, che è stata la mia insegnante, io ero anche un po' innamorato di lei, lei in punto di morte mi ha lasciato le sue memorie, che risalgono a un fatto precedente, a quando lei era giovane e per la prima volta ha avuto l'incarico di istitutrice. Quindi è una roba un po' complicata, no? Un narratore primo, il secondo, il terzo narratore, manoscritto, già non capiamo più niente. Però c'è bisogno di queste soglie. E quando inizia il racconto vero e proprio, quando si sente questa frase, no? Il primo capitolo, io ricordo l'inizio come un susseguirsi di alti e di bassi, un alternarsi di emozioni giuste e sbagliate. È lei che parla, no? L'istitutrice che ha scritto, è il manoscritto che parla. No? E quindi entriamo nell'opera, entriamo in un modo simile. C'è bisogno di un prologo. Io adesso vi faccio ascoltare proprio, come primo ascolto, un pezzettino brevissimo, proprio di come inizia l'opera. C'è un personaggio, un narratore, che esce dal sipario, come nei Pagliacci di Leoncavallo, no? Io sono il prologo, dice così. Cioè, uno che ci deve raccontare l'antefatto, e ci vuole un attimo prima di entrare nell'azione vera e propria. Questo narratore ci racconta, e io vi ho messo il testo di questi brevissimi ascolti che faremo, no? Ce l'avete qua, anche con la traduzione. Proprio le prime parole dell'opera, è lui che dice, vabbè, adesso leggo questa storia su un manoscritto antico, scritto da una scrittura, no, ormai sbiadita, c'è questa giovane istitutrice che sta andando a Londra, in città, dal tutore di due bambini, che questo zio di bambini orfani le affiderà il compito di educarli. Questi bambini vivono lontano dalla città, in una tenuta di campagna. Quindi lei si sta recando a un colloquio di lavoro. Ma ascoltiamo come lo dice, come lo racconta, in un modo proprio dimesso. Cioè l'opera inizia così, in punta di piedi, non ci accorgiamo neanche che inizia un'opera, perché c'è voce, tenore e pianoforte. It is a curious story. I have it written in faded ink. A woman's hand, governess to two children long ago. Untried, innocent, she had gone ecco, first e va avanti a raccontare finché lei a un certo punto dice: io accetto, cioè accetto il contratto, no? Firmo il contratto. E lì, solo quando lei dice io accetto, parte il tema della vite, cioè il tema principale, quello che i commentatori chiamano il tema della vite, cioè questo tema musicale che adesso vi faccio ascoltare, un tema di 12 note su cui ruoterà tutta l'opera, cioè tutte le altre scene, no? Il secondo. Note, no? A parte quelle ripetute, 12 note, queste le ho suonate io al pianoforte, non c'entra, non sono proprio che, ma per farvi capire che sono alti e bassi, no? Come lei diceva nel racconto, l'inizio è tutto un susseguirsi di alti e bassi, di emozioni giuste e sbagliate, questo è il tema della vite. 12 note, una diversa dall'altra, quindi cosa ci viene da pensare? Una serie dodecafonica sembrerebbe, ma non spaventatevi, questa non è un'opera dodecafonica. Cioè Britten fa un po', scherza un po', cioè fa questa serie,
ma poi a lui non piaceva la dodecafonia, diceva non si può scrivere per le voci con questo metodo, quindi a lui interessava scrivere bene per le voci, ma desume poi tutto il resto da questo tema. Ecco, lo ascoltiamo adesso, ma prima vi racconto, lo ascoltiamo proprio come viene messo nell'opera, cioè il prologo dice il discorso diretto di lei, io accetto, e parte questo tema. Nel tema a ogni nota si aggiunge uno strumento dell'orchestra da camera, tenendo quella nota, quindi all'inizio un brusio, poi si arriva al rumore proprio alla fine, no? Rumore, un rumore come se io facessi un cluster sul pianoforte, cioè il cluster vuol dire quando io metto il gomito così sul pianoforte, no? Un rumore, e poi da lì parte un ritmo percussivo che è proprio l'inizio dell'azione, perché lei si trova, come nel racconto, lei si trova su una carrozza, quindi le ruote incespicano, no? Sul selciato, e lei sta pensando e ha tutti i dubbi, e tutti i dubbi che una insegnante di primo piano, neanche un insegnante anche con molta esperienza, ha prima di incontrare i suoi allievi, no? Quindi lei dice, ma come saranno, come mi prenderanno, no? È quello che viene da quando uno entra in classe, il primo momento è il momento in cui ti giochi tutto, no? Quindi poi dopo ti puoi anche riprendere, però insomma, quindi lei, ma cosa vuol dire? Che con questo tema noi siamo entrati nella mente di lei. Cioè questo tema segna il passaggio di consegne, non più il narratore, ma noi adesso vediamo e pensiamo tutti con la sua visione. Non solo, lei dice io accetto, ma accetto che cosa? Va bene di fare l'istitutrice a questi due, ma anche accetta un'imposizione, una regola che le impone questo tutore, lo zio degli orfani. Lo zio è un personaggio, è un uomo d'affari, molto affascinante, lei è un po', si innamora un po' subito di questo qua. Questo qua non comparirà mai nell'opera, però la sua presenza aleggia un po' nell'opera come quella dei fantasmi. E lui le dice, guarda, ti do carta bianca, cioè può capitare di tutto a questi bambini, veditela tu. Cioè io non voglio essere disturbato, non venire, posso anche le cose più gravi, ma vedile tu, io ho tanto da fare, non voglio. Che quindi già è una cosa assurda, se vogliamo, cioè siamo già in un registro che non è realismo, qui siamo già nel... Cioè questo... Al giorno d'oggi uno, gli assistenti sociali ti prenderebbero subito i bambini, no? Cioè uno che fa così, cioè non esiste. Siamo in un altro registro, questo è un divieto da fiaba, no? Questo è un divieto iniziale che ci fa entrare nel regime della fiaba. Ma il tema cade quando lei dice io accetto che cosa? L'imposizione di un'autorità maschile che rappresenta l'istituzione, se vogliamo, no? Il potere. Questo è abbastanza... diciamo inquietante, ma ascoltiamo allora il tema della vita, il passaggio alla prima scena come lo sentiamo proprio nell'opera, no? Il secondo ascolto. I will, she said, insomma lei si chiede, si fa questa domanda, chi mi accoglierà, chi avrò davanti, no? Arriva nella casa di campagna, trova davanti a sé due bambini che sono veramente due angeli, cioè il meglio che uno può avere come allievi, educatissimi, bravissimi, rispettosi, e una signora, una governante, la signora Gros, che è una signora un po' sempliciotta, del popolo, un po' gosa, un po' oca, no? Però una signora simpatica che la fa star bene, no? E quindi lei è molto contenta, sembra di essere in un idillio proprio. E poi qualcosa inizia ad andare storto, no? Nel primo atto
c'è sempre questa situazione, cioè tutto sembra andar bene, musica tonale, musica molto orecchiabile, così, e poi tre notine, tre granellini, diciamo, tre campanellini, sentiamo che qualcosa si insinua, qualcosa va male. Insomma, nella prima volta che succede, l'istitutrice riceve una lettera dal collegio in cui studia Miles. Miles intanto è a casa per le vacanze, il ragazzino, no? È lì a... E il direttore del collegio gli dice: va benissimo, non ce lo rimandate più indietro, per favore, non lo vogliamo più. E al giorno d'oggi, allora, per espellere un allievo da una scuola, oggi l'allievo deve come minimo strozzare la professoressa, tentare di spostare, e di solito rimuovono lei poi, non lui. All'epoca, nell'epoca vittoriana, cosa avrai mai fatto questo qui? E James chiaramente non lo dice, no? Se no, non sarebbe Henry James, no? Se no, non dice mai cosa ha fatto questo mai, quindi partono un po' di congetture. E l'istitutrice chiede alla signora, alla donna, alla governante, ma è violento, cioè picchia gli altri? Lei dice no, assolutamente, è bravissimo, è un po' vivace, ma non sarebbe un ragazzino se non fosse vivace. Perché c'è sempre questo tema di cosa vuol dire essere un ragazzino, cosa vuol dire essere una bambina, no? Quali gesti può fare un ragazzo, quali gesti deve fare, quali giochi uno, quali giochi... Vabbè, però no, assolutamente no. Ma allora, sotto il non detto, il grande non detto, è il sesso. No? Nella cultura tardo-vittoriana, il proprio l'incubo, il non detto, è la conoscenza del sesso. Quindi Miles può corrompere forse i suoi compagni perché conosce delle cose. Insomma, questo è divertente, ci sono degli storici che hanno proprio dedicato dei libri a quella che era il grande incubo, la grande fobia di fine Ottocento, la masturbazione, no? Masturbazione maschile soprattutto, cioè proprio una campagna anti-onanismo alla fine. Ma perché? Perché è una cosa seria, cioè questo tema ha a che fare con la formazione dell'identità maschile, che a quell'epoca era un problema che stava a cuore proprio ai governi degli stati, inizia a stare a cuore ai governi delle nazioni, perché si parla di come educare i futuri difensori della nazione in un'epoca dell'imperialismo, no? Gli stati si stanno riarmando e quindi anche il fisico dei futuri sudditi e soldati viene preso in carico, l'educazione fisica viene presa in carico dai governi, quindi nelle scuole inizia ad esserci, e nascono gli scout, per esempio. Nel 1907, qualche anno dopo il racconto di James, c'è il movimento dello scoutismo, quindi c'è questo tema qua. Andiamo avanti. Tutto bene, tutto idillio, così poi lei inizia, l'istitutrice inizia ad avere delle strane apparizioni. Le appaiono prima una figura maschile, poi una figura femminile, che si riveleranno essere dei fantasmi. Cioè uno è un domestico della casa, si chiama Peter Quint, che era molto legato al padrone, al tutore, e si era allargato troppo nella casa, e faceva un po' paura a tutti, dice la governante, era un personaggio un po' strano. E l'altra è Miss Jessel, cioè la ex istitutrice, quella di cui ha preso il posto la nuova ragazza, no? Entrambi morti in circostanze misteriose, no? Quindi sono dei fantasmi. E c'è subito l'idea, l'istitutrice ha subito l'idea che questi vogliano tornare, perché oltre ad avere una relazione tra di loro, che viene vista male dalla governante perché sono due persone di livello sociale diverso, no? Quindi la servitù storceva il naso, ma avevano un'influenza sui bambini. E l'istitutrice pensa subito che tornino perché l'opera di corruzione iniziata in vita sui bambini, vogliono proseguirla. E a un certo punto, nel libretto subito, nel racconto ci arriva un po' per gradi, ma nel libretto ha subito l'intuizione che lui, il fantasma di Quint, sia lì per il ragazzino, cioè perché lui vuole Miles. No? Allora lei, da brava istitutrice, da brava insegnante, vuole fare da scudo, vuole proteggere i bambini, ma si accorgerà nel secondo atto, perlomeno pensa lei, che i bambini siano, coinvolti, siano consapevoli, siano complici dei fantasmi, cioè che i bambini facciano di tutto per nascondere il fatto che loro vedono e parlano con i fantasmi, quindi recitano, sono degli attori, stanno recitando una finta innocenza. E nell'opera, in effetti, Miles a un certo punto risponde a Quint, questo nel racconto non è così chiaro. No? Va bene, ma lei vuole difendere e vuole, a un certo punto prende a
torchiarli, quasi torchiare questi ragazzi, vuole, non li lascia mai soli, cerca di sorprendere e vuole da loro la confessione del fatto che loro vedano i fantasmi. Arriva a essere anche un po' sadica, alla fine la bambina non ne può più, ha una crisi isterica, la bambina è la prima che crolla, viene portata via, allontanata, e rimangono da soli nell'ultimo confronto Miles e l'istitutrice, che nell'ultima scena inizia molto tranquillamente su una musica che è un po' una ciaccona, un po' una passacaglia o ciaccona forse meglio, cioè su un basso che si ripete con le stesse note, molto tranquillo, sono le note del tema della vita chiaramente, c'è questo confronto che poi diventa però più serrato, diventa una scena di esorcismo, perché arriva anche Peter Quint e il bambino è conteso dai due, quindi sembra un po' quelle robe medievali, cioè l'anima contesa dal diavolo e dall'angelo. Solo che non sai qui chi è il diavolo, chi è l'angelo. Fino a che Miles muore nelle braccia dell'istitutrice, muore, non si sa perché, nelle braccia dell'istitutrice, pronunciando finalmente il nome di Peter Quint, ma dice Peter Quint, virgola, tu sei il diavolo. E per Britten questo tu poteva essere anche rivolto a lei, all'istitutrice, non a lui. No? Insomma, una storia così si può interpretare in mille modi, no? Una storia così è stata, questo racconto è il racconto forse più interpretato, cioè scritto di tutto, più interpretato della letteratura anglo-americana, no? Ma di fondo ci sono due interpretazioni, una quella letterale, cioè i fantasmi ci sono, esistono, i bambini sono corrotti, i bambini sono diabolici, li vedono, per quello che sono bravissimi, loro ricordano tutto a memoria, stanno a recitare benissimo, sono dei bambini prodigio, no? Per cui a un certo punto Miles nell'opera suona, sembra un concertista di altissimo livello. No? Non... Seconda interpretazione è quella psicanalitica, cioè è tutto un parto della mente di lei, cioè lei è una nevrotica freudiana, diceva il critico Edmund Wilson, che negli anni 30 ha detto per prima cosa ha proposto questa interpretazione. Lei è una nevrotica che butta sui ragazzi le proprie frustrazioni sessuali. Quindi tutto è il parto di una mente ossessionata dal sesso, che vede dappertutto cose che non vanno bene e quindi fa più danni che se ci fossero davvero i fantasmi. No? Questa è una cosa ancora più raccapricciante che se ci fossero veramente dei fantasmi. Anche Britten non prende posizione su queste due possibili versioni, come James, no? Ma nell'opera qualcosa cambia, in effetti. Oddio, il libretto segue molto da vicino il racconto. Britten una volta, in un'intervista molti anni dopo, ha detto «Ma io mi sono accorto con la mia librettista che togliere anche solo un pezzettino da questo meccanismo incredibile che gira e corre inesorabilmente verso la fine sarebbe come togliere un piolo a una scala, quindi crolla tutto». Ma ci sono due differenze grosse, una riguarda i bambini, l'altra i fantasmi. Allora, i bambini cantano molto in quest'opera, cantano e parlano con le parole di James, ma cantano anche delle canzoncine, delle ariete, delle filastrocche, cantano sempre delle ninna nanne, che la librettista, che è Mifan White Piper, un'amica stretta, un'amica di Britten, una signora molto colta, che ha scritto un libretto, ha fatto una cosa impossibile, perché scrivere un libretto da un racconto di James è difficile, no? Difficilissimo. E lei collaborerà con Britten poi altre due volte, scrive anche il libretto di Morte a Venezia. Per esempio. Insomma, lei va a pescare per i testi delle canzoncine dei bambini in un repertorio di canzoncine filastrocche inglesi per l'infanzia. Ma se le leggiamo con un po' di malizia, tutte a doppio senso. Cioè tutte a doppio senso sessuale, anche qua. Cioè questi bambini sono meno innocenti, e c'è passato di mezzo Freud nel frattempo, no? Freud che ci ha detto che i bambini hanno sempre una magmatica immaginazione polimorfica a sfondo sessuale, no? Quindi c'è... Seconda differenza, i fantasmi cantano nell'opera, nel racconto non si sente mai la voce dei fantasmi, sono solo apparizioni nel racconto, nell'opera li fai cantare, Vabbè, in un'opera se c'hai un fantasma lo fai cantare, mi sembra lusso. No, i morti delle opere sono sempre molto vispi, direi, dal Commendatore, cioè dal Don Giovanni in poi non puoi non farlo cantare. Ma qui vuol dire una grossa cosa, cioè qui è importante, qui vuol dire che i fantasmi devono dire delle parole. E cosa gli fai dire? La librettista qui li fa parlare sempre in rima, in versi, in modo molto allusivo.
in versi un po', li va un po' a imitare dalla poesia, diciamo, tardoromantica, decadente. E qui Montale arricciava un po' il naso, diceva qui, ma io avrei fatto meglio forse. Diceva. Beh, però dalle parole che dicono noi capiamo le loro intenzioni, questo è chiaro, il pubblico capisce bene le intenzioni che hanno. Esempio che vi faccio ascoltare, la prima scena del secondo atto, che si chiama Colloquio, Colloquio e Soliloquio, è proprio il colloquio tra i due fantasmi. Questo nel romanzo breve, nel racconto di James, non c'è. No? I due fantasmi si dicono delle cose, si rinfacciano delle cose, a un certo punto ognuno canta una strofa, prima strofa lui, seconda strofa lei, la ex istitutrice, terza strofa tutti e due fantasmi insieme. E ogni volta questa strofa finisce con la citazione di un verso, di una poesia di un poeta irlandese, Yeats, un poeta irlandese che... E il verso La cerimonia dell'innocenza è sommersa. Vi faccio ascoltare solo proprio questo brevissimo estratto, quando cantano insieme la strofa e questo verso. Eccetera, ripetono questo verso più volte, no? Qui si gioca, direi, tutto il significato dell'opera, no? Che cos'è questa innocenza che viene sommersa, cioè viene eliminata, viene uccisa l'innocenza? Ma è solo corruzione o può essere il passaggio alla vita adulta? No? Tu quando cresci perdi l'innocenza, questo può essere un'altra interpretazione, cioè i fantasmi vanno contro alle forze vanno contro l'educazione tradizionale imposta dalla società, ti fanno vedere un modello di educazione alternativo e diventare adulto, diventare maturo vuol dire anche scegliere, tu scegli quale modello seguire, non per forza questo vuol dire corruzione o plagio, no? Ma non è chiaro sia in James che in Britten quale sia la risposta a questo interrogativo. Cioè, i fantasmi a volte sembrano proprio dei fantasmi un po' inquietanti, cioè se leggiamo bene le parole che stanno dicendo, cioè loro si vogliono sostituire agli educatori ufficiali, no? Vogliono, se leggiamo queste parole che abbiamo appena ascoltato, lì si parla di plagio proprio, no? Di plagio, sono d'accordo, parla di plagio, d'accordo. Ma è tutto molto ambiguo. Britten mantiene l'ambiguità di James e come lo fa? Allora lo fa tramite l'uso dei temi musicali, dei temi conduttori, temi guida, temi di quest'opera. Allora, c'è il tema della vita, l'avete già ascoltato, abbiamo già imparato a riconoscerlo, quello su cui si fonda tutto, ma ci sono anche un'altra manciata di temi pochi, due secondo me sono i più importanti, cioè di temi ricorrenti, un po' come in Wagner, no? Che ci sono questa cosa dei motivi guida, solo che i motivi di Britten sono molto strani. Vi faccio soltare subito un esempio brevissimo, pochi secondi. Ritorniamo alla prima scena, come inizia l'opera? Lei, la prima scena, l'istitutrice in carrozza, no? Che ha i dubbi, il suo monologo interiore. Lei ha dei dubbi e si chiede a un certo punto, ma perché sono qua? Cioè, cosa ci faccio io che sono... Cioè, come io in treno da Torino per venire qua, dicevo, ma perché? Chi me l'ha fatto fare? Io non sono in grado di parlare alla Scala, no? Cioè, ma siamo matti, no? Insomma, questo è il tema del dubbio, quindi quando lei c'ha i dubbi, vengono sempre fuori questa melodia, che inizia, io le faccio iniziare da due parole prima, ma inizia sulla parola why, cioè perché? Chi me l'ha fatto fare, no? Perché? Così. Stranissima.
sembra che ci siano delle note sbagliate dentro, no? Delle note... Adesso la faccio riascoltare al pianoforte, c'è un accordo maggiore tenuto e poi ci sono queste note, facciamo subito l'ascolto successivo, e queste. Sembra che ogni nota neghi quella precedente un po', no? Una melodia che appassisce un po'. E la ritroveremo spesso legata ai dubbi di lei, quindi qualcuno ha detto questo è il tema della responsabilità educativa, cioè viene fuori quando lei viene messa di fronte alle responsabilità della sua missione, cioè per esempio la prima volta che vede i bambini la ascoltiamo al violino solista, quando le arriva la lettera di espulsione, no, del ragazzino la ascoltiamo alla viola solista. Quindi un po' i dubbi e le cose che iniziano ad andare storte, un po' il male che si inserisce. Ma questa melodia ve l'ho già fatta ascoltare prima, perché la canteranno anche altri personaggi. Ce l'abbiamo già ascoltata su altre parole. Facciamo subito l'ascolto successivo. Ecco, chi è che cantava questo? Chi è che cantava? I fantasmi lo canteranno, no? Quando dicono la cerimonia dell'innocenza è sommersa. I due fantasmi insieme cantano la stessa cosa, poi. Quindi è molto strano. Allora, in Wagner i temi conduttori possono riproporsi, cambiare, da uno se ne lega un altro, si sovrappongono, però il loro significato è sempre molto chiaro. Cioè qui quando sono venute, no, Elisabetta Fava, Andrea Malvano, vi hanno spiegato il pianoforte, vi dicevano questo è il tema della spada, questo è il tema del Valhalla, no? E qui non è così. Qui è la stessa musica che si riferisce a una situazione e all'opposta, cioè a un personaggio e a personaggi opposti anche a livello morale, no? Al bene e il male, che hanno la stessa musica, quindi si confondono. Sono dei temi, io li chiamo i temi pirandelliani di Britten, perché a un certo punto non capisci più bene, no? E no, Debussy quando prendeva in giro Wagner diceva queste cose, i temi sono i cartelli stradali. E qui è come se uno ti fa un cartello e dice Roma è di là, poi trovi un altro cartello che dice Roma è dalla direzione opposta. No? Questo fa Britten. E questa è la modernità dell'opera. No? Questo. Altro esempio di motivo di tema ricorrente che ascolteremo nell'opera, cioè la canzoncina che canta Miles, la canzone Malo, 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 che a un certo punto, una canzone molto triste, che ritornerà, la sentiamo per la prima volta nella scena di la lezione di latino. Questa scena io ve la farei vedere se riusciamo in DVD, se poi abbassiamo le luci, ma adesso ve la presento un po', c'è ancora un po' di tempo, se riusciamo ad abbassare un po', o nella regia di Aix-en-Provence, così magari la vediamo. Ma guardiamo anche proprio il testo, no? Questa scena. La scena della lezione, Miles fa latino, e inizia con una canzoncina, una filastrocca molto allegra. Prima c'è la variazione, prima c'è l'introduzione strumentale che è un fugato sul tema della canzoncina, e poi lui per ricordarsi le parole che nella terza declinazione finiscono in is, le parole maschili, e fa questa filastrocca, c'è sempre lo scherzo maschile femminile, che cosa vuol dire maschile, cosa vuol dire femminile. E la sua sorellina gli fa il verso, lei è sempre una che imita un po' le cose. Poi a un certo punto Flora vorrebbe fare qualcosa, anche lei vorrebbe fare storia, l'istitutrice dice no, non rompere, stai zitta, tu sei una bambina, no? Miles deve fare il suo latino, quindi c'è sempre un modello di educazione per il ragazzo e la bambina invece che gioca con le bambole, no? Cioè, c'è sempre questa un po' ironia, vabbè. E l'istitutrice dice va bene Miles, adesso recitami qualcos'altro in latino che sai. E lui inizia a cantare una cosa stranissima. C'è una canzone di una malinconia infinita, una musica che mai i bambini hanno cantato in questo modo, perché i bambini nell'opera di solito fanno delle cose molto divertenti, cantano in maniera divertente. Britten è molto... Allora, nelle opere quando c'è un bambino, una voce bianca che canta, io sono sempre un po' nervosetto, cioè mi viene il pastorello della Tosca, no? Un po' così. No, Britten invece è un mago, cioè le cose più musicalmente interessanti che sentirete, lui le fa cantare ai bambini. Voci difficilissime, parti mostruosamente difficili, no? Però loro riescono a cantarle, no? Una canzone canta Miles
Beh, su un testo che è un po' una sciocchezzuola, cioè la parola latina, la radice latina mal, quindi la parola malo in latino può avere tanti significati. Malo nel senso di verbo, io preferisco, malo nel senso dell'albero del melo, quindi sul melo in ablativo, no? Malo nel senso di malo, di aggettivo, quindi un ragazzo malvagio, malo nel senso di malum, di termine neutro, cioè proprio il male oppure le avversità, no? Se vogliamo non è tanto una sciocchezza, vuol dire che le cose possono avere tanti significati sempre. Questo è il testo della polisemia, cioè una cosa la puoi vedere in tanti modi diversi sempre. Ma ascoltiamo come la canta. Lui la canta con quattro note, ma a alo, che si voltano e si rivoltano, si girano e si rigirano. Un timbro psichico, un timbro solista, corno inglese. E un'arpa un po' rinascimentale che accompagna il tutto, ma una musica completamente diversa, una cosa molto strana. Ecco, riusciamo a fare partire questa scena? Vediamo un po' se oppure la seguiamo sul pezzo. Ecco, possiamo sfumare qua anche una musica completamente diversa, dice un'altra dimensione. È come se noi adesso fossimo dentro l'interiorità di Miles finalmente, no?
una malinconia della preadolescenza, come se fosse la Mignon di Goethe, per dire, no? Come... Questa melodia tornerà spesso nel secondo atto e l'opera finirà con questa melodia, ma non la canta più Miles, che è morto, la canterà l'istitutrice. A chi si collega questa dimensione? Questa musica, diciamo, diversa, no? Sembra una ninna nanna, se vogliamo. Poi Flora canterà nella scena dopo una ninna nanna molto simile. Ma chi cantava a questi orfani, a questi bambini, una ninna nanna? Non certo una mamma, non certo la vecchia istitutrice, no? In questo caso la musica è collegata al personaggio di Peter Quint. E la musica è la stessa atmosfera sonora che noi ascoltiamo quando entra in scena, quando ci sono le apparizioni del fantasma, del domestico, di Peter Quint. E cioè un altro tipo di educazione. No? In questa scena della lezione si fronteggiano due tipi di educazione, quella tradizionale, il latino, no? Recitare a memoria, il fugato musicale, una specie di fuga abbiamo ascoltato, bella, allegra, d'accordo, però è quella tradizione. E poi un altro tipo di musica e di educazione. Due esempi finali per farvi capire la musica di Quint. Cioè, lui all'inizio dell'opera è solo una visione, è solo corpo, è solo una silhouette, lui appare da lontano su una torre. Ma quando appare, tutte le volte che appare o si parla di lui, la musica cambia di quest'opera, no? Allora, la prima apparizione è una scena del racconto molto bella, che è la scena in cui l'istitutrice scende in giardino nell'ora del tramonto. Lei dice: questa è la mia ora, è l'ora magica, no? È l'ora in cui lei, dopo che ha finito il lavoro, si concede una pausa per sognare un po'. E Britten rende magistralmente questa atmosfera. Non c'è tempo di ascoltare la variazione, l'interludio musicale, ma lui fa ascoltare i suoni della natura, i suoni di uccelli, di rumori, e poi tutto tace. E si ascoltano degli suoni diversi quando appare appunto il fantasma. Vi faccio sentire proprio solo quel pezzettino lì dell'apparizione. Dei suoni diversi, no? Dei suoni diversi, sono della specie di campanellini. Che strumento è questo? È la celesta, no? Uno strumento che è la celesta, che fa questo suono un po' soprannaturale, che Britten usa spesso, per lui vuole dire il lontano anche esotico. Facciamo vedere l'immagine, ci arriviamo all'immagine successiva, che vorrei questa, così facciamo un intermezzo. A me piace moltissimo questa immagine qua. Sono così, vi interrogo qua per vedere se dormite. Dov'è Britten lì? No, ma non vale. Sì, è il primo, certo, di là a destra. Dov'è Peter Pierce? Quel primo di qua, no? Insieme a due loro amici, principe e principessa di Est, non vestiti da donna, non è carnevale, non sono vestiti, sono vestiti con i vestiti tradizionali balinesi di Bali, perché è stato fatto durante il famoso viaggio in Oriente che ha fatto Britten. Britten ci teneva tantissimo ad andare in Oriente, fanno una tournée nel 1956, che dal Giappone poi tocca tutte quelle zone che Britten amava musicalmente, perché le conosceva già. La musica orientale era un po' una passione di Britten, la musica del gamelan. Facciamo vedere le tre immagini successive. Il gamelan di Bali, quell'orchestra di Laminoff, insomma, di strumenti a percussione intonato, oppure di gong, facciamole pure vedere tutte e tre, suonata spesso da bambini. E lui cerca di rendere in molte sue composizioni, anche prima del viaggio in Oriente, questa musica orientaleggiante. Per lui vuol dire, uno, il soprannaturale, d'accordo, due, il desiderio proibito. E il desiderio proibito in quest'opera è anche espresso con la voce del fantasma, con la voce di Peter Quint. Infatti, quando lui, Peter Quint, inizierà a cantare, siamo alla fine del primo atto, lui canta quasi per ultimo, no? È l'ultima scena del primo atto,
di notte, lui canta per richiamare Miles. E Miles, in camicia da notte, insomma in pigiama, scende dalla sua stanza e gli va incontro, risponde al suo richiamo. Quindi c'è un brano che inizia, c'è un bel intermezzo che non ascoltiamo per una musica come il gamelan, e poi inizia un vocalizzo, perché sulla parola Miles, sulla vocale A di Miles, la voce del tenore fa questa cosa qua che adesso ascoltiamo, no? L'ultimo ascolto che facciamo. Una musica così stranissima, cantata da un tenore poi, siamo negli anni 50, quindi non c'è stata la Rossini Renaissance, non c'è il barocco che c'è oggi, non c'erano i controtenori che abbiamo oggi. Pensate come doveva suonare negli anni 50, cioè gli anni del Monaco, di Stefano. Questo è un tenore che fa di tutto per non essere un tenore, no? È un tenore che canta in modo strano, cioè antico, orientaleggiante un po', d'accordo? Ma anche antico, ha un suono un po' medievale, se voglio. Oppure rinascimentale, sembra qualcosa del rinascimento inglese, o a me sembra anche italiano Monteverdi un po', se vogliamo, ma comunque coloratura. Questo è un vocalizzo che fa un tenore, no? Un lungo vocalizzo, quindi musicalmente cos'è questo? Questo richiamo, una cadenza, potremmo dire, no? Le cadenze che facevano i soprani dopo le arie, solo che di solito le facevano dopo l'aria. Cioè, qui è un'inversione, qui è come se la scena della pazzia della Lucia di Lammermoor iniziasse prima con la cadenza e poi dopo c'è la scena, cioè è proprio invertita come cosa. A me l'unica cosa che mi viene in mente è l'Acmè di Delibes, no? Questa è l'opera di Delibes, l'Acmè, nel secondo atto c'è un'aria in cui l'aria più famosa, no? Quella del campanelle, no? Del campanelle, che la ragazza intona in pubblico per il suo ordine del padre, cioè per irretire, per sedurre l'ufficiale inglese. E quindi un canto di seduzione, no? Quindi femminile, direi, è molto di femminile. La voce di questo tenore è polimorfica, perché cambia pelle, cambia stile spesso questo personaggio, e vocalizza. È una voce di un tenore che va contro l'idea di tenorilità, no? Di virilità del tenore. Quindi un tenore non un controtenore, perché non fa il falsetto, anche se Britten poi userà anche dei controtenori, no? Ma un tenore, diciamo, la proiezione musicale di una mascolinità eccentrica e deviante, no? In questo Britten, secondo me, è molto sperimentale. Cioè, proprio sperimentale all'avanguardia, è proprio un compositore di avanguardia, come poteva essere Boulez, Nono, quelli lì che facevano degli esperimenti sul linguaggio. Lui non cambia il linguaggio, ma va contro le norme dell'identità di genere, quindi un tipo di sperimentazione diverso, ma sempre sperimentazione, che poi non è stata tanto raccolta dai musicisti, anche quelli compositori dopo di lui che parlano di personaggi maschili, magari anche dichiaratamente omosessuali o di cose. Però sono sempre tenori e baritoni molto tradizionali. Invece Britten, secondo me, può parlare ancora ai compositori di oggi per questo modo eccentrico di usare la vocalità maschile, no? Che va al di là delle norme di genere. Ma Quint canta in un modo diverso, ecco, per finire, perché
Questi sono i segni musicali della differenza, della sua differenza. Ma chi è lui? Cioè, è veramente una forza del male? È veramente il diavolo? Ci può essere anche un'altra interpretazione che è stata data, cioè può essere anche un modello positivo per il ragazzino. Cioè, che tipo di sapere offre a Miles? Una interpretazione dell'opera può essere questa, cioè io, ragazzino, preferisco recitare a pappagallo le cose in latino, no? Le declinazioni in latino, cioè seguire il modello di educazione tradizionale, o c'è un altro modello che posso seguire, cioè la libertà, la fluidità ritmica, la libertà assoluta di questa musica diversa, no? Cioè segui liberamente la tua strada, vai dove ti porta il tuo orientamento, questo può essere un'interpretazione. Io ci vedo anche qualcos'altro, cioè i segni della differenza di Quint sono sempre visti dai personaggi femminili, e da lei, dall'istitutrice, da colei che incarna l'istituzione. È lei che descrive fisicamente anche Quint, che lo costruisce in un certo senso, no? E lo costruisce, guarda caso, secondo lo stereotipo che negli anni 50 stava prendendo piede, che prima non c'era, lo stereotipo dell'omosessuale pericoloso, cioè predatore, dell'omosessuale che corrompe i ragazzini, i bambini. Prima, alla fine dell'Ottocento, quando si crea un po' il tipo dell'omosessuale, quando si inizia a parlare e si inventa anche il termine, i medici, gli scienziati hanno un altro stereotipo, un'altra tipologia, cioè quella dell'inversione, dell'invertito, cioè l'anima femminile in un corpo di uomo, no? Quello di, non so, il barone di Charlus nella Recherche, un po' così, cioè, è un modello che fa meno paura. Invece negli anni 50 prendeva piede questo nuovo stereotipo, se diciamo così, un po' il pedofilo che corrompe dei ragazzini che però sono già di loro un po' corrotti, cioè si lasciano già un po' corrompere. Questo è studiato in un bellissimo libro di Matt Ulbrook, che è uno storico, un libro che si chiama Queer London, dove lui studia il giro di vite, di persecuzioni contro gli omosessuali, di retate pubbliche nella Londra degli anni 50 e di interrogatori. Ci andò di mezzo anche Britten una volta in un interrogatorio, si spaventò moltissimo, no, in questo caso. Ecco, allora, cosa significa avere un comportamento maschile corretto? E questa è l'ossessione che hanno l'istitutrice e la governante sempre. Si interrogano su questo. Non solo loro, era la cultura degli anni 50 un po' che aveva queste domande dietro, era ossessionata da queste domande. Quindi l'atteggiamento della profia, diciamo così, no? Riflette le preoccupazioni e le ansie sull'educazione, sul processo educativo dell'epoca tardo-vittoriana, cioè di James, degli anni 50 di Britten, e direi che c'è ancora oggi questa preoccupazione, cioè è ancora una cosa, un affare delicato, un affare caldo, la formazione di chi ancora non è un uomo, no? E i governi se ne assumevano la responsabilità e il controllo. Ecco, molte opere di Britten tematizzano questa cosa, come si diventa uomini in maniera corretta. Qual è il modo giusto di diventarlo? Secondo, giusto tra virgolette, Britten non sta da quella parte, giusto secondo i dispositivi della società che ti fanno diventare uomo, la famiglia, la scuola, l'esercito, nelle varie opere di Britten, no? Ti fanno diventare uomo, ma a che prezzo, no? La morte di Miles, come la interpretiamo? Cioè, lui rinuncia a forse essere se stesso e quindi muore una parte di te se fai così. Ma anche nel modo opposto, se tu scegli di seguire la tua strada, quindi se lui sceglie Peter Quint, comunque una parte di te deve morire. Il prezzo è sempre una morte, diciamo così, simbolica, no? Ma con questo io finirei con questa interpretazione e scusate se vi ho tediato a lungo, è colpa mia, non dell'opera che invece è molto divertente. E quindi vi saluto e vi auguro una buona visione di quest'opera. Se non avete domande, no, per carità, grazie a voi, siamo stati nel tempo. Grazie mille.